Ieri giornata all'insegna dell'ecologia e della bonifica di un sito deturpato ancora una volta dalla mano dell'uomo. Si è tenuta ieri infatti in località Sorgenti di San Giovanni a Sala Consilina la manifestazione dal titolo Puliamo gli argini, organizzata dall'ATAPS Tutela Ambientale di Sala Consilina. Decine i volontari accorsi e diverse le associazioni presenti, tra le quali la Società Operaia Torquato Tasso e la Dianum Soccorso, che insieme fattivamente hanno lavorato per ridare splendore alla sorgente delle acque di San Giovanni. Diversi quintali di rifiuti rimossi e trasportati con l'ausilio di un veicolo del Servizio Ecologia del Comune di Sala Consilina all'isola ecologica della cittadina. La stessa amministrazione comunale ha contribuito fattivamente a ripulire il sito. Hanno partecipato alla giornata il consigliere comunale delegato all'ambiente Giovanni Borgia e l'assessore del comune di Sala Consilina Francesco Cavallone. Alla fine della giornata di ripulitura sono stati messi a dimora degli arbusti offerti da un'azienda del posto. Ma l'opera dell'ATAPS continua. L'associazione infatti trimestralmente si occuperà della pulizia dei siti deturpati ed invasi dai rifiuti. In ogni sito ripulito, come è avvenuto ieri a San Giovanni, l'ATAPS apporrà un cartello riportante un semplice ma efficace consiglio. Ricorda, è più facile mantenere pulito che pulire.